Allora, dalle 9 che sono, no, non dalle 9, è da 40 minuti che sono in pinetta. Camminata veloce oggi, non corsa. Per me ogni occasione, ogni dove è come buona per fare attività fisica. Poi arrivo, doccia, veloce, prendo la macchina, alle 11 sono a Bologna in ufficio. Perfetta. Beh, vabbè, buon lunedì. Mi devo prendere la borsa, a parte che pesa 60 kg. Allora volevo, a parte farvi vedere questa bellezza a mano. Ormai ti ha messo sul mercato come se non ci fosse un domani. Volevo, perché me l'ho fatto sempre da sola al video, fare vedere come cresce il muro nel mio ufficio. Cioè, ragazze, cioè qui abbiamo anche, no, cioè, vi rendete conto? Per Alan. Quindi io passo anche in secondo, come si dice? Piano, secondo. In secondo piano. Per Alan, addirittura. Vabbè, dai, andiamo, via. Pensate che io scherzi sempre. Una, Betty Palermo era mezza morta e noi l'abbiamo salvata facendole fare un'operazione importante, poi me la sono fatta portare qua a Bologna. Poi, Cherie, Romana, questa è la mia ciabattina, sto facendo colazione. Malè, Catania, Randaggia, girava per dei quartieri da mesi. Li portavano il cibo, io l'ho fatta prendere, l'ho chiamata Malè perché ho deciso di adottarla, che ero alle Maldive. Lalla, Romana, portata via un pastore, stava malissimo. Cico, romagnolo, un burdardo Romagna lui. Un burdardo Romagna, poi chi manca? Dove sono gli altri? La Bianca in bagno. Guardate la bellezza di questo quadro, ragazze. Mi è appena arrivato. Non è bello? Di più. E sapete perché mi ha colpito molto? A parte l'artista che io amo. Cherie, ti piace questo quadro? Ti piace di Headless? Mi è piaciuto molto perché dice un po'... È un po' la nostra società, no? Il bello... Il pacchiano, adesso poi qui ci sono dei riflessi, eh? Secondo me è proprio l'emblema della società che viviamo oggi. Il bello, il brutto, l'esagerato. Adesso poi una volta che l'ho attaccato ve lo faccio vedere bene bene. Pacco
mi è arrivato il 13 maggio. E la, a parte che Erbamelle, chi è che non le conosce queste caramelle? Sono straordinariamente buone. Però io in mezzo alla mia mucchia, che fa un po' fuoco, queste ogni tanto mi prendevo una caramellina e me la mangiavo. Sono arrivata a fare il post oggi in mezzo a mille casini, perché sennò fra un po' il post Erbamelle lo faccio solo con lo scatolone. Perché arriva Matteo e me le ciulla tutte. Cioè, le chiunque entra qui si va a prendere le caramelle. Beh, bellissima la lettera. Gentile Elisabetta, mia moglie, oltre che tua grandissima cliente, è anche una tua grande fan. Essendo pieni in casa dei tuoi abiti, vestiti, ho pensato di farti cosa gradita facendoti assaggiare i miei prodotti. Un caro saluto a Andrea Ambrosoli. Un marito così lo vorremmo tutte intanto, perché si preoccupa di mandarmi un omaggio, e la moglie è una mia cliente oltre che fan. Guardate davanti alla, davanti, dentro al mio ufficio, il sole che fuoco, vedete? Che spettacolo, là c'è sempre il vitellino che mi aspetta, avete visto che luce pazzesca, sono le 8 di sera, guardate. Andiamo vitellino. Guardiamo come siamo carichi stasera. Sempre. Sempre. Il mio muro lì prosegue, ma arriverà, guardate, illuminato un po' tipo la Madonna. Mi piace questa luce. Comunque devo ammettere che la ragazza che mi ha fatto le ciglia, che adesso ve la taggo, è stata veramente molto brava, perché mi ha cambiato. La gente non ci crede, ma adesso noi li facciamo vedere Cicco quando è caldo cosa fa. Perché uno dice, dai, non è vero. È vero. Ah, si è appena tirato su perché era proprio con tutto il corpo. Eri così bello come ti eri messo, Cicco. Si era messo con tutto il corpo immerso nell'acqua. Allora ti vengo a riprendere fra un po' quando non te ne accorgi, perché adesso visto che mi hai visto, Cicco. Ecco, ecco. Aspettate, aspettate. Adesso si mette giù, No. Comunque nel giro di poco ve lo riprendo, perché intanto si mette giù. Lui si mette proprio. Diciamoci la verità. Amore, sto guardando. Scusa. Soli. Allora, fai vedere la tua forchetta, papà? Forchetta blu. Soli e soletti senza i figli, non ci va proprio così male. No. Vedete che camicia da notte è un po'. Sexy. Un po' così, perché non dobbiamo mai dimenticarci che noi siamo le gatte di casa. Mai smettere di fare le feline, perché questi vanno dietro alla gatta di turno. No. Voi continuate a fare le gatte.
Io sono un micio. Terzo casa. Turno, quarto turno, quinto turno. Ma continuate a fare le gambe. Miau. Capito? È il primo video di oggi. Mi becchi sempre a sedere che mangio. Dopo diranno, ma il marito della Franchi è un magnone. Allora mi hanno detto, vabbè, questi palloncini me li ha regalati una persona che mi sta molto a cuore, che è carinissima. Mi hanno detto che più che napoletani sono pugliesi. C'è questi palloni che si attaccano, vedi come sono, amore? Si possono attaccare al muro. Io avevo due orecchini di vernier fatti a palloncino, bellissimo, solo che ho avuto un furto importante qualche anno fa, mi hanno portato via tutto e non ci sono più, quindi Vernier, Isabella, ti hanno portato via anche i tuoi orecchini, erano stupendi, erano due palloncini. Poi Isabella, non solo avevo gli orecchini, avevo un anello bellissimo. E avevo... Che caffone che è. Non hai mica capito che io sono una signora. Ciao. Avevo queste orecchine a palloncino, un anello con tutti i diamantini e avevo un'altra cosa di vernice bellissima. Cosa avevo? Avevi la collana col palloncino e due orecchini. No, non era la collina. E l'anello però non era con... L'anello sono sicurissima. Era un'altra roba. No, l'anello era con i diamantini. Vabbè, Isabella, mi ha portato via tutto. Quindi la tua roba va a ruba. Esatto, ruba. Meglio prenderla a ridere. Che ci vuoi fare? Un giorno troverò.
bambine, stasera la mamma va, dopo vi farò vedere il campo di calcio di Bologna, del Bologna, che avremo una cena a bordo campo e stasera avrò l'onore di conoscere il nostro grande allenatore. Mihailović. Lo sa bene? Perché sapete che io strafungo tutti i nomi. Mihailović. Io di calcio non me ne intendo niente, blefferò e farò finta di sapere tutto, ma in realtà io non saprò nulla. Però così, chiederò un po' di cose. Sarò io, ti devo fare. Sì, ma anche tu di calcio non ne sai molto. Dai, quindi te sicuro. Guarda che c'è, secondo me. La Beppi. Allora, Bologna oggi è la città più calda d'Italia. Abbiamo toccato i 39 gradi. Adesso, quanti ce ne saranno, dilli? 32. Beh, ti hai caldo con quella pelliccia. Ti hanno tosato dappertutto, ti hanno tosato. Stai lì che ti brucia. Io sto cercando di avviare a breve quello proprio che riguarda il nuovo Dall'Ara e le chiedo qual è lo stato dell'arte sul restyling della casa. Oh, venite a Ravenna. Sì, abbiamo qui anche gli amici di Fincantieri Infrastructure che collaboreranno con noi nella riqualificazione del Dall'Ara, anzi saranno loro gli operativi, quindi se qualcosa poi non funziona prendetela con loro. È stato un periodo intenso perché abbiamo approfittato del Covid per teleconferenza per sistemare sia con l'amministrazione che con i partner che ci accompagnano in questa operazione tutti i dettagli iniziali. Adesso si parte con e allora le loro biscottine. Andiamo un mignon, una. Poi c'è Cicco che c'ha sempre o le palle o il culo a pavimento. Poi c'è, dov'è? C'è la Betty. C'è la Betty qua. E poi c'è, fai vedere. E poi ce n'è un'altra, dobbiamo far vedere anche lei. Poi c'è una gigiona grande qua.
Guardate come siamo in pound down. Black and white. Guarda, lei mangia da giù. Che tipa. Thank you.
1, 2, 3. E poi anche ciao stellona. Oh, è il fornaio della notte, così lì. Ecco la Ginevra, la più stupida. Che voi dite, ma com'è carina, che sembra così. Ma non fa sembra mai così timida. È una ragazzina per bene, la dovreste vedere fra i muri domestici. Quando si dice tale madre, tale figlia, anch'io sembro innocente, vero amore? Sorridente sempre, poi tac. Mamma, poi è anche con Tati cattiva lei. Una volta alla lezione di nuoto ha detto: tata, domani alla lezione del nuoto non me ne frega niente della lezione del nuoto. Ma non è vero. Sì. Poi non è venuta. Sì, se me lo dice 5 minuti prima, cosa devo fare? Cioè, ero tutta vestita, quando mi ero appena fatta la doccia. Cioè. Mamma, guarda le braghe di Ginevra, guarda cos'ha. È un dinosauro? No, è un dinosauro. Che? Vuoi vedere il dinosauro? Spara. E poi Ginevra è cattivissima. E poi alla lezione di nuoto ha detto che non interessava niente di fare la lezione di moto. Poi tata l'ha sgridata, lei ha detto non la scontavo, faceva così e faceva finta di non che non la sentiva neanche, non la guardava neanche. Una bella sei. E poi rubava le caramelle tutto. Questo angiolino io qui? Sì, che si sono le caramelle lì. Che... Ah, le tue sì, però sì. Le mie. Hai finito? No. Metto giù? No. Cos'altro? E poi Ginevra è stata nelle isolette e non ci ha badato. Non tanto perché... C'è Martina, non sta. No, perché sta facendo i TikTok, Martina, ci hanno lasciato lì con Nina. Allora, Francesca, ho letto la tua lettera. Che è bellissima. Dovete sapere che questa ragazza si chiama... Leone, guarda che scuriosone che sei. Si chiama Francesca e fa l'organizzatrice di eventi. Mi ha detto, sai, in pieno lockdown, ho fatto una cosa che mi piace molto fare. Comunque creare delle tovagliette. Ti ho creato delle tovagliette personalizzate. Adesso Leone, che è un'ora che le vuole aprire. Le apre! Vai! Wow! Con il nome, ma guarda! Aspetta che giro il telefono, che stupida. Ma che belle! Dado, Leone. Dado, Elisabetta, Leone, poi Ginevra c'è? Ginevra, ma grazie Francesca! E questo? Papo! Ale! Allora, ore, papà. Ora è 12 qualcosa. C'è un caldo. E io e papà abbiamo deciso di avventurarci nella nostra corsetta quotidiana. Se sopravviviamo, siamo a posto. Anche perché vedete che c'è della roba da 18 anni, mica da 50 a quest'ora. Cioè, questa è la proprio. Se esci dalla pineta viva, vuol dire che possiamo fare. Possiamo. O la va o la spacca. O la va o la spacca, no, perché è veramente tanto caldo. Mettersi a correre. Sentite le cicale. Ma noi così perdiamo un chiletto secco. Vero amore? Sì. Adesso siamo andati a correre io su Ellen e mio marito al sole, mi gira anche la testa, ci sono tipo
Quanti gradi? 40. 40 gradi al sole. L'abbiamo fatta lunga. Siamo andati fino a Parca Ventura. Ma non vi nascondo che... Non ti amo dal cielo. Non vi nascondo che... Sono provata. Mamma mia. Secondo me ho perso 6 litri di acqua. Ho anche perso mio marito, Suella. Va bene. Scatta, luce, partita. La partita. Ah, partita, ecco. Si è dormito. Allora, Suella, che ore sono? Bisogna andare. 8 e 14. 8 e 14, Milano Marittima, c'è 35 gradi. E dove andiamo? Quindi hai detto Franchi con le frange è rotto. E a me le frange mi piacciono. Dove andiamo a prendere, a vedere il sole che cade, ma io il sole non lo vedo più. Comunque. Andiamo a sentire Zucchi che suona, che è un bravo DJ. E io solo vado avanti a fare la ballerina. Un po' caldo, non so di me. Comunque, ci proviamo. Col fino, Tatolo che fa sempre scelta, il fino, vero? Fa manager. Voi non potete capire che caldo è. Sono tipo 250 gradi. Stella, vai dentro l'aria condizionata, ma guardatela. Vai dentro che c'è l'aria. Ciao bambini! Ciao! Molto scuola. Sono molto Jessica Rabbit, con questo abito. Adesso poi è perché mi sto facendo il selfie, non è così appariscente. Cioè, un po' si vede, ma non così. Aspettate che non so più dove appoggiare la roba. Guardate quante bici abbiamo. Il mare, ragazzi, è bici. Lo sapete. Muoviamo noi al mare, la linea del Ciocchicco, noi ci muoviamo come dei teenager, tutti ingioiellati, ma in scooter. E poi che era già finita. Guardate qua, altro che Formentera, Ibiza, Saint-Tropez. Il tempo di volta l'abbiamo praticamente censurato. Che carino. Buonasera. Lì c'è il vostro tavolo, vi aspetta. Perfetto. Wow. As you know, sometimes words don't. Sempre libero, oggi è al 50. Lui è impegnato, non toccatelo. Perché lei mena. Occhio prezzemolo Pinocchio. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è?
domani un fiore. Tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella al casolare. La faccia di questo bau bau. Che spettacolo, eh? Cos'è quella faccia lì? Dimmi mo. Guarda la faccia, Leone. Romagna mia, guarda che si vedono tutti. Così? Papà stamattina le abbiamo dato il caffè, si è dormito. Oh, 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 allarme, non mi faccio. Si è dormito col caffè in mano. Ma mamma, che causa fa quando non li fai? Perché vuole che li fai grattini. Vuole che li fai grattini, questa patatona. Mettili mal profumo. Forse troppo stretto. Romagna infatti, mia. Forse. Romagna in fiore. Ma che bello. Troppo stretto. Tu sei la stella. Tu sei l'amore. Guardate che danni stanotte che sono successi a Milano Marittima. Facciamo vedere. Non guardate cosa è successo. Era caduta quella. Pranete, c'è ancora qualche foglia nel pino e sono cadute tutte giù. Guardate. Secondo me è caduta due. Ma io non me ne sono accorta. Te Leone te ne sei accorto? Cosa? Che sono caduti tutti sti cosi? Guardate che lavoro. Io pazzesco. Sì. Anche in veranda tutto bagnato? Sì. Per forza. Stella, guardate che... stella di stella. Mamma, cioè, ho fatto quella cosa, con la terracotta e con ho visto, ieri sera l'ho vista, infatti l'ho lasciata lì. Allora, Ginevra, racconta cosa ha fatto papà con quella macchia sulla schiena, racconta un po'. Noi li abbiamo tutte le mattine, arriva la signora e li porta il caffè, imitalo qua, fai vedere come ha fatto. Papà. Sì, dai bene che scade il video. Ma so io che lo faccio meglio. Gli ha portato il caffè e lui era così. A un certo punto ho sentito io un russo e il caffè ha fatto tup. E lui dormiva col caffè in mano. E ha fatto sto macello. Esatto, oggi fai il bucato. Ma lo cucino io, ah. Lui vorrebbe svegliarsi come un single, capite? Come quando era un ragazzo single che si svegliava alle 10 e poi stava di fino a l'una a non fare niente. Con la mamma che diceva, amore di mamma, vieni che è pronta la pasta. Ma non è un single, ma non se n'è mica accorto. C'è che me lo ricorda, guarda le foto. Amore della tua mamma, vieni che è pronta la lasagna. Non sei più un single. L'hai capito? Vuoi fare l'amore con me? Queste sono le conseguenze. Lo dice anche la chiesa. Guardate che macello che ha fatto. Stanno buttando giù l'acqua dalla veranda. Io non ho sentito niente, tata. Com'è possibile? Ma guarda che lavoro. Guardate. Guardate qui delle biciclette. Ma niente di niente. Ma anche perché ci deve essere stato un bel uragano, eh?
per fare sto casino? È una tromba d'aria questa, sì sì. Pranet sopra di noi. Se vedete qua c'è un vetro che tu vedi, ma in realtà l'acqua non ti passa sotto. Magna, cosa si mangia? Il? Io mangio. Il? Dillo tu. Bombolone. Bombolone fritto. Allora questo è pieno di crema. Dovete sapere che c'è un posto, anche qua a Milano Marittima, ma a Riccione c'è un posto che quando io sigo dal Prince, Paradiso, non me ne ricordo neanche più, andavo, giravo per tutte le discoteche di Riccione, si usciva alle 6 della mattina e si andava a mangiare i bomboloni dal fornaio appena sfornato. Era una roba, era una roba. Questo invece come si chiama? La giambella. Giambella, sempre. Vuoi il bombolone tu? Te lo taglio a metà? Eh? Questo qui la mamma è cresciuta a piadina e bombolone e tortellini. Questo qua è da 10 giorni che non lo mangio. Allora non lo prendiamo più. Io mangerei tutto. Allora fra un po' vado in pini. Ore, boh, non lo so. Una e fantossine, fantossone, non mollano. No, e siamo qua da mezz'ora che camminiamo. Che e diciamo, si parte? Perché bisogna far cardio, non basta solo la camminata. Comunque, stanotte c'è stato un gran temporale, ma c'è un caldo pazzesco. Adesso ci facciamo, amore, quanto? 3 km. 3-4 di cardio. Quella seria. Beh, forza e coraggio. Che vuol dire che i pori si aprono tutti. Beh, quindi prendiamo con un bel piatto di pasta. Ma che bello. Addio amore. Addio. 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 Bye bye. Bye bye. Ci vediamo a casa. Vado. Poi c'è Lorenzo, ciao. Poi c'è la mamma di Lorenzo, Sue Ellen, che tra un cincino e un altro ha messo al mondo lui, la Gingi, papà, la mia e la tata, e là abbiamo la Formula 1, oggi domenica in casa, formula, la squadra è questa. Io, Chicco, che stanotte ho dormito con l'aria condizionata e infossato. O poi c'è uno con una pancia che adesso viene a giocare con noi. Mio marito. Guarda che ti sto ancora riprendendo, Sta brava. E adesso vi faccio vedere il nostro. Perché su Ellen a Lorenzo malato, quindi abbiamo un partner nuovo. Secondo me lo stracciamo in un secondo. C'ha la pancia qua. Ma vedi come sono venuto? Ma magari è forte, perché non vuol mica dire. Sei venuto così, Chicco? Guardati in diretta, guarda. Ti vedi? Ti vedi? Dove va? Dove vai? Sicuro che vuole fare il nostro partner nel gioco? Perché mi ha detto che è stato a fare una magnata oggi a pranzo. Non è che gli viene un infarto lì nel campo? Adesso ti fa il video, ti fa, hai subito quante?
Chicco. Chicco è allergico ai video. Guardiamo che due bei giovanotti qua che abbiamo. Chicco, facciamo vedere le facce. Guardate la maglia bagnata di Chicco. Due facce provate sotto il tendone. Sembra che c'hai gel, Chicco. Papà, mamma mia, che caldo. Ci siamo scaldati per mezz'ora, adesso facciamo allenamento. Questo è tutto sudore, non so. Guardate il papà anche con l'isania. Papà, mamma mia. Oh, guarda che mi tremo la mano, lo vedi? C'è tipo 100 gradi qua sotto. Con chi mi batto io? Con te, capro volante. Ti voglio fare fuori, qua, tac! Io contro in testa. Mi ha fatto correre per mezz'ora. Lui non si muoveva, diceva, Franchi, dai! Franchi, dai! Dai, Franchi, corri! Arriva il giorno che sono buona, seria. Ti faccio rompere tutte e due le caviglie in una... In un... Un 360 prove, gradi. Fa delle prove TV la mamma. Prove TV. Papà è già stanco, ha detto che deve andare a letto. Presto. Noi non siamo ancora in ferie. No. Domani siamo tutti e due di nuovo in azienda, solo che lui parte molto prima di me. Io parto con Vitellino, lui parte all'alba. Invece io, i bambini e Leone alle 4:30 andiamo a Miramonte, mamma. Domani? Sì. A fare? Il bagno. Mettiti gli occhiali. Va bene, voglio sapere cos'è questa parola qua. Mettiti gli occhiali che non vedi. Allora, papà ha ricevuto un regalo, io ne ricevo tantissimi, lui quasi mai, esatto. E quindi è emozionato, perché dice, finalmente qualcuno si è accorto che esisto anch'io. No, non è vero, è perché la settimana scorsa ho chiamato Claudio, il nostro amico comune, Salvati, e gli ho detto di a Cesare, a Gian Maria, che il suo vino è buonissimo, perché l'ho bevuto su dalla Cristina. Ah! Esatto. Allora, lui da Battani? Sì. Caro Alan, ti ringrazio per i complimenti che ho ricevuto tramite il nostro amico in comune, Claudio. E ti mando un campione del nostro ultimo vino, augurando a te e a famiglia buona cioè, ma papà non ci vedi neanche con gli occhiali, mamma mia, ma come mamma sei diventato vecchio, papà? Ti ho preso che eri bello, giovane, hai tante. Mamma, è vino. È vino, adesso è bello, sotto lo faccio vedere. Buona sono serata. Più bloccato. Ci sei? Per me saranno tutte e due giganti. Ugno! Due, tre, vai papà! Qua si sbozza! Questo è gigante, questo qua è un po' meno. È normale, è bellissimo. È magnum. Grazie Gian Maria, grazie di cuore. Veramente. Ma hai visto il colore Tiffany? Che bellissimo. Chic, colazione da Tiffany. Andrea Apple, ma che ci vuole una perla intorno a quella bottiglia. Bellissimo. Una bella perla bianca, Leone. Che bello. Chic. Ma è champagne o rosé? Cos'è papà? No, no, è... Lambrusco. Papà, Lambrusco. No, aspetta, amore. No, non può essere Lambrusco, papà, dai. San Giovese così rosè? Sì, San Giovese rosè, sono i nuovi vini che fanno. Tutti. Ma è stupendo, Leone. Quando sarai grande lo sentirai. Piove.
Tu non vieni qua, pugliese. Quando vai in vacanza? Venerdì. Di quello che mi hai appena detto, che io sono romagnola. Non vado in macchina perché stanno venendo tutti in Puglia. Perché il mare da voi fa schifo, hai detto. Matteo non è un marittimo. No, no. Casal Borsetti, Marina di Romea. No, quelli sono già la Vennazza. Allora quelli sono la Ferrari? Porto Garibaldi, Lido degli Scagli. Nazione, mamma mia! Lido degli Stessi, Spina. Queste storie, eh? Esatto. Perché siamo arrivati negli anni 60. Esatto. Quindi alla Puglia, Ferrara, Puglia. Serata come le altre, con una piccola differenza, amore. Non abbiamo la luce. Esatto, non c'è luce. Siamo out. Tutto a lume di candela, cara Betty, cara Cherie. È venuta giù l'acqua e da qualche parte il giardino ci ha girato le spalle. No, cortocircuito. Un cortocircuito. Questo chi era pure? La Cherie. Non mi ricordavo più che avevo messo la Cherie. Questa è la Cherie. Questa sono io. Piacerebbe. Le mie gambe però arrivano qua. Questa sono sempre io. Le mie gambe vere però arrivano qua. E questa... Come una volta, ragazzi, mi detto. Candele. Domani ve lo racconto questo quadro, È la nostra società. Domani ve lo racconto proprio. Bambine, come una volta. Sta cominciando a piovere, sapete, bimbe? Guardate gli elettricisti. Stanno cercando di capire il problema. Andando a Milano, la gente va al mare e...
buongiorno. Siamo nel mio secondo quartier generale a Milano. Il primo è quello che ho fatto vedere ieri a Bologna, questo è il secondo. Vedete? È un palazzo tutto nero. Vedete? Only black. Certo, assolutamente. Backstage. Invasione. Backstage, ragazzi. Fallwinter, poi oggi Milano sembra quasi una classica giornata di fine settembre, vero Alessia? Sì, 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 un fuori. Un po' settembrina. Fuori sì. È così. Fai vedere la mia palla, che l'orgoglio. A parte che Matteo non sei ancora riuscito a illuminarmela. Ha perso la scommessa, eh? Hai perso la scommessa, Matteo. Sto ricordando. Quella prima o poi. Allora, con questo qui possiamo andare fino dove volete. Qui stiamo lavorando. Volete vedere il mio ufficio dopo una giornata seria di lavoro? Volete vedere? Adesso ve lo faccio vedere. Guardate il caos. Sembra che sia passato un ciclone. No, mi devo lasciare. Non la voglio più vedere. Basta. Oggi, prima delle ferie, gli ho messo la dura prova. Regalino da prima delle ferie. 12 ore con lei. Stamattina che lavoriamo, c'è la fotografa che è scappata, del tipo stremata. Guardate che luce che c'è adesso a Milano, pazzesca. Adesso vi faccio vedere la palla di qua. Cioè i capelli, no, dicevo i miei capelli, cioè dove li mette. Se li metto così ci stanno, perché è da stamattina che li laccano e quant'altro. Guardate che bella, è illuminata dal sole, telebetta, stupenda, faccio vedere. Eccola, telebetta. Telebetta. Questa è la del mio ufficio, che è all'ultimo piano del palazzo che vi ho fatto vedere stamattina. Il trenino. Il mio salotto. Che si fa? Si va? Si va. Si va? Finalmente. Matteo? Andiamo. Sei provato? È abbastanza, una giornata impegnativa. Ciao ragazze. Ciao. Ciao. E chiama, dimmi qualcosa subito domani. Siamo ancora in macchina. C'è da dire che il treno però sarebbe più comodo se si potesse prendere. Sì, saremmo già arrivati. In treno è un attimo, in macchina è un po' più lunga. Vai Vitellino, dai del gas. No, no. Vai, senti che pezzo! Sì, c'è la musica! La...
guardate che condizione. Ho avuto la bella idea, ho detto, mi metto la maschera nei capelli, per ammassare i 10 minuti di tempo faccio gli elastici con la pedanina fuori dal bagno. Il problema è che la pedanina per loro è la loro e quindi io non riesco a fare niente perché ce ne ho uno qui e una qui e una qui. Ah, fa male però, eh? Ah, che dolore. Ah, che dolore.